Sesta vittoria consecutiva per Pistoia che batte qui al Palaterme di Montecatini anche Chieti per 86-74, vincendo una gara abbastanza nettamente, ribaltando tra l'altro la differenza canestri, visto che Pistoia aveva perso di 11 la gara di andata nella prima giornata di campionato in Abruzzo. Ottima prestazione anche oggi di Lorenzo Saccaggi con 17 punti, 16 per Mitchell Poletti, 14 per Fletcher e Sims che probabilmente è stato il migliore in campo con 14 punti ma anche 12 rimbalzi, quindi una nuova doppia per l'americano. Per Chieti sono 16 punti di un ottimo Meluzzi, play di riserva, e 15 dell'ex Bozzetto. Dicevo, Pistoia ha dominato la partita per certi aspetti, 102-70 la valutazione finale per i biancorossi di Michele Carrea, che ormai hanno trovato in Treshawn Fletcher un giocatore adatto a tutte le stagioni, possiamo dirlo, bravo in attacco, bravo in difesa, ottimo negli assist, un giocatore che ha grande visione di gioco e con il quale Pistoia ha veramente svoltato. Adesso la classifica inizia a farsi interessante, trittico di vittorie qui al Palaterme dopo Ferrara e l'imbattuta Forlì è caduta anche Chieti. Mercoledì si va a Roma contro l'Eurobasket, formazione solamente 2 punti dietro ai biancorossi per cercare di allungare questa striscia vincente a 7 partite. Oggi voglio anche concedere ai miei giocatori, che era la terza partita in una settimana, che c'era una stanchezza fisica e mentale, quindi penso che non sia stata una partita di 40 minuti di tensione, ma è stata una partita in cui il ritmo è sempre stato gestito con intelligenza e lucidità, e penso che questo forse oggi era il massimo che potevo chiedere.